Uno sguardo al panorama mozzafiato in una splendida giornata di sole. Poi gli occhi si posano sul lago. Lo spettacolo è di tutt'altro tenore e ai turisti non resta che scuotere la testa. Scene da un lago di como invaso dai detriti portati a riva dal maltempo di ieri, con la superficie del primo bacino coperta di foglie, rami e rifiuti di ogni genere, dalle bottigliette di plastica ai palloni. Uno spettacolo certamente non all'altezza di una città turistica che punta a intercettare i visitatori di Expo. 2015. Uno spettacolo destinato a restare tale anche domani, quando con ogni probabilità Como sarà alle prese con il solito assalto domenicale. Non c'è speranza, infatti, che i due mezzi destinati alla pulizia del lago entrino in funzione nelle prossime ore. È ancora fermo il battello spazzino in uso al comune di Como, tornato in città e in acqua lunedì dopo l'affondamento dello scorso autunno. Il primo stop già martedì a causa del gasolio sporco, quindi è arrivato un nuovo serbatoio, ma ieri il mezzo è stato finito fermato ancora per una fuoriuscita di fumo. Si è verificato un problema a una pompa del gasolio che attualmente non funziona e il mezzo non può dunque essere utilizzato, dice l'assessore all'ambiente di Palazzo Cernezzi Bruno Magatti. I pezzi sono già stati ordinati ma stiamo ancora aspettando materiale da Venezia, la sostituzione sarà fatta in garanzia ma bisognerà attendere almeno fino a lunedì, aggiunge Magatti, il mezzo poi dovrebbe tornare subito operativo. E bisognerà aspettare lunedì anche per vedere in funzione il battello spazzino di Villa. Saporiti. La situazione, come noto, è emergenziale, spiega il presidente della provincia di Como, Maria Rita Livio. Facciamo quello che possiamo con le poche risorse a disposizione, ma non possiamo permetterci di effettuare spese extra per uscite straordinarie e non c'è alcuna possibilità di coprire finanziariamente le ore straordinarie dei dipendenti. Il battello spazzino della provincia, aggiunge Livio, sarà regolarmente in funzione lunedì. È triste, conclude il numero uno di Villa Saporiti, vedere come oggi tutti si accorgano dell'utilità dell'ente provinciale contro il quale un tempo si puntava il dito.